torniamo all'Aquila per occuparci di un'operazione coordinata dalla Direzione Investigativa Distrettuale Antimafia, che ha eseguito un decreto di sequestro da 2 milioni e mezzo di euro nei confronti di un imprenditore aquilano, mentre la Guardia di Finanza ha confiscato 1 milione di euro ad un sodalizio specializzato in truffa alle banche. Ma sono notizie queste, insieme ad altre, che stanno suscitando reazioni e commenti anche sulle nostre pagine social, sulle pagine social di Rete8, e ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei. Buon pomeriggio, Luca. Tu stai seguendo da questa mattina tutte le principali notizie della giornata. Sono queste quelle che hanno catturato maggiore attenzione su Facebook in maniera particolare, o ce ne sono altre? Intanto un saluto a te, Gigliola. Beh, diciamo che oggi è stata una giornata ricca di notizie da condividere sui nostri profili social. Sì, in effetti, questa riguardante, ve la faccio vedere subito, l'operazione della DIA dell'Aquila, un'operazione denominata Dama Bianca, coordinata appunto dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo abruzzese, che ha appunto esposto un decreto di sequestro di oltre 2 milioni di euro per questo imprenditore aquilano, Walter D'Alessandro, già noto tra l'altro alle forze dell'ordine. Secondo le indagini, l'imprenditore avrebbe finanziato l'organizzazione e garantito supporto logistico fornendo mezzi per il trasporto della droga e assumendo fittiziamente alcuni sodali albanesi in società a lui riconducibili. Questa è una notizia che insomma ha avuto un certo riscontro anche da parte dei nostri follower su Facebook, ma hai fatto riferimento anche all'altra notizia, questa volta da parte della Guardia di Finanza, di confisca di circa 1 milione di euro per una banda specializzata in truffe alle banche. Queste notizie principali. Vi ricordo che nel pomeriggio vi daremo anche conto sulla situazione dell'emergenza sanitaria nella nostra regione con gli interventi del nostro Enrico Giancarli. Da Redazione Social è tutto, a te Gigliola.